Bene, concludiamo oggi la parte introduttiva sulla storia del principio di relatività, prima galileiano, poi einsteiniano, e riassumo brevemente quanto visto nelle due lezioni precedenti. Abbiamo introdotto o derivato il principio di relatività galileiano, quello detto classico, confrontando, mettendo insomma, in relazione le coordinate di spazio e di tempo tra due sistemi di riferimento in moto relativo, rettilineo, uniforme, uno rispetto all'altro. Okay, abbiamo in questo modo introdotto le coordinate rispetto a un sistema, quello del treno x' e quello della stazione x, legate da questa relazione se il moto è uniforme, se u è la velocità del famoso treno ed è uniforme. E in base a questo si deriva, quindi da semplici considerazioni su come sono le strutture delle relazioni tra sistemi di riferimento diversi, quindi proprietà inerenti allo spazio e al tempo, okay, abbiamo derivato, introdotto queste relazioni che permettono di passare da un sistema di riferimento a un altro, posto che i due siano in moto relativo uniforme. Questo è importante perché? Perché in quel caso la velocità u è costante, okay, e quindi uno vede il treno andare verso destra, questa costante, o il treno vede lo spettatore o il suo amico in stazione viaggiare alla stessa velocità ma verso sinistra, insomma. E un'altra cosa importante che viene data per scontata, ma non lo è l'invarianza dei tempi e delle masse. Non c'è motivo fino ad Einstein di dubitare che questo fosse vero, anche perché l'esperienza lo sostiene. Detto questo, abbiamo analizzato cosa succede per le accelerazioni. Abbiamo visto che se osservo un moto accelerato invece da due sistemi di riferimento diversi, inerziali entrambi, cioè in moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, l'accelerazione che misura è esattamente la stessa. Cioè, se un corpo è accelerato, che io misuri l'accelerazione da un sistema di riferimento, come quello del treno o della stazione, trovo esattamente lo stesso risultato. E l'abbiamo anche verificato con un semplicissimo esperimento in laboratorio, una videoanalisi sul moto del carrello e del trenino in moto uniforme. Ok? Di conseguenza, ecco l'origine del principio di relatività galileiano. Se le accelerazioni sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali e quindi le forze sono le stesse, forza uguale a massa per accelerazione, allora significa, visto che tutta la dinamica e quindi tutta la fisica classica è basata sulla relazione tra la forza e l'effetto della forza, se la forza è la stessa, l'effetto è lo stesso e quindi non ho modo di distinguere sistemi di riferimento in moto assoluto, okay? Posso distinguere solo il moto relativo, posso dire che una cosa si muove ma rispetto a un'altra e viceversa. Non ho modo di stabilire se un oggetto è in moto, punto e basta. Quindi in realtà, se vi ricordate la foto dell'inizio del gabbiano fermo della bambina che saltava, il moto è comunque relativo, anche se in realtà il moto della bambina è molto accelerato, quindi quello è assoluto. Ok? Quindi, dato che, ripeto, le forze sono le stesse nei due sistemi di riferimento, non ho modo di distinguerli. Ecco il motivo per il quale, per esempio, sulla nave dello spezzone di fiumi di Ipazia, il sacchetto cade esattamente alla base dell'asta del pennone. Perché? Perché la nave, a parte gli scossoni, se il mare fosse assolutamente fermo e la velocità fosse costante, tutto ciò che succede alla nave succede indipendentemente dal fatto che la nave sia ferma o sia in moto. Perché la fisica sulla nave, se la nave è un sistema di riferimento inerziale, è la stessa che osserverei se la nave fosse ferma. Quindi non ho modo di accorgermi se la nave si muove o no. E quindi il sacchetto cade esattamente dove cadrebbe se la nave fosse ferma, in contraddizione alle previsioni della concezione del moto assoluta, che era quella aristotelica. Ok? Questo schema viene sconvolto da un nuovo evento, un nuovo fatto, questo funzionato per circa 300 anni. Alla fine del XIX secolo, la sintesi di Maxwell mette in risalto alcuni aspetti della natura che richiedono una analisi più approfondita dei concetti di spazio e di tempo. Perché? Perché esiste un fenomeno che sono le onde elettromagnetiche e che in base alla sintesi maxwelliana è caratterizzato da una determinata velocità. Quindi,
C'è il campo elettrico e il campo magnetico, che sono due aspetti diversi dello stesso campo, il campo elettromagnetico. Le perturbazioni in questo ente, in questo oggetto, in questo campo, si propagano con una certa velocità. Allora è chiaro che se la velocità delle onde elettromagnetiche è calcolabile, è prevedibile, allora non può essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, se vale la relatività di Galileo e di Newton. Perché? Perché se la luce si comporta, deve rispettare quel principio di relatività, se io accendo una torcia luminosa su un'auto che si muove a 15 km, 15 metri al secondo, da terra devo vedere la luce più veloce, per lo stesso motivo. Ora, quindi, si pone il problema di dire se, però questo creerebbe delle difficoltà, perché cosa significherebbe se questo fosse vero? Cioè se io se il tizio sulla Terra, fermo a Terra, misurasse una velocità maggiore di quella luce, vorrebbe dire che nel suo sistema di riferimento le equazioni di Maxwell sono sbagliate, vanno corrette. Perché nel suo sistema di riferimento dovrebbero prevedere un'onda elettromagnetica a velocità diversa. Quindi, in quale sistema di riferimento le equazioni di Maxwell sono appropriate e in quale non lo sono? Capite il problema? Perché nella relatività di Newton e di Galileo l'accelerazione è assoluta, ma la velocità no. Secondo le equazioni di Maxwell, c'è una velocità particolarmente appropriata alle onde elettromagnetiche. Ok? Che quindi nello schema newtoniano deve cambiare da un sistema a un altro. L'unico modo per dirimere la questione è andare a fare una misura. E la misura è stata fatta e ripetuta molte volte, come abbiamo visto la volta scorsa, l'esperimento di Michelson-Morley, utilizzando un interferometro, abbiamo visto l'esempio della barca, e fatemi saltare tutti i dettagli che abbiamo visto la volta scorsa, in base al tempi di percorrenza dei due bracci dell'interferometro, quindi lungo il moto relativo del sistema dove mi trovo e quello dove la velocità della luce è c, parallelamente a questo moto e perpendicolarmente, posso ricavare la mia velocità, in questo caso assoluta, rispetto al sistema di riferimento nel quale la velocità è c. Ok? Di fatto i due tempi sono sempre gli stessi. Misurati sono sempre uguali, quindi la velocità del mio sistema di riferimento rispetto a quello nel quale, tra virgolette, valgono le equazioni di Maxwell, che prende il nome di etere, ok, è nulla. Per quale ragione? C'è stata una lunga, diverse decine di anni di lavoro di fisici, sia sperimentali che teorici, per inventare, per trovare una soluzione a questo problema. Come mettere d'accordo le due cose? Perché misuro sempre una velocità nulla? Anche se non può essere nulla, perché per esempio in questo, se faccio l'esperimento adesso, è tra 6 mesi, la velocità della Terra rispetto all'ipotetico sistema di riferimento dove le onde elettromagnetiche hanno velocità c, si inverte, okay? Perché l'orbita è una quasi circonferenza, quindi non posso non misurare questa velocità prima o dopo. Invece di fatto viene sempre un risultato nullo. Che cosa significa questo? Ora molti ci sono andati vicini a questo. Uno dei più grandi fisici teorici a cavallo tra 800 e 900, Henri Poincaré, aveva ipotizzato un tempo proprio, cioè un qualcosa che si avvicinava molto al principio di relatività di Einstein, ma non ha colto l'essenza fisica, cioè la parte matematica l'aveva fatta lo stesso Hendrik Antoon Lorentz, da cui prendono il nome poi quello che vedremo essere le trasformazioni di Lorentz, si è chiesto quali sono le trasformazioni da un sistema di riferimento a un altro che rendono le equazioni di Maxwell invarianti rispetto a questa trasformazione. Perché rispetto a quelle di Galilei non lo sono, ma ce ne saranno altre. E le ha trovate, però non ne ha colto il significato fisico. E questo è molto importante, perché i risultati vanno interpretati. Come quando affrontiamo un problema di fisica, risolviamo un'equazione, troviamo un risultato, bisogna vedere che senso ha, se è appropriato o no e cosa vuol dire. Il risultato numerico va discusso. Okay? Chi è che trova la soluzione? Chi è che si accorge
di cosa c'è sotto. Un oscuro impiegato di un ufficio brevetti. Tra un attimo vedremo un attimo la sua biografia, che secondo me è importante. Questo lo vedremo anche dopo. Qual è la soluzione? È molto molto semplice, la cosa più semplice di tutte. Dice, ok, comunque io faccio l'esperimento di Michael Somorio, comunque io ruoto il interferometro, se lo aspetto tra 1 mese, 2 mesi, 6 mesi, eccetera, provo sempre la velocità della luce. Ok, vuol dire che quel particolare ente, la luce, si muove alla stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento inerziale. Prendiamo questo come principio. E lo affianchiamo a quello di Galileo. Quindi, dal punto di vista formale, se volete, la variazione è minima. Quindi tengo buona la considerazione basata sulla fisica classica, cioè sulle equazioni della dinamica di Newton, secondo la quale le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi inerziali. E aggiungo questo. I sistemi inerziali, ok, sono in moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro con velocità vettorialmente costante. In più, hanno la proprietà che qualunque esperimento relativo, ovviamente, alle equazioni di Maxwell io faccia, teso a misurare la velocità della luce nel vuoto, attenzione, troverò sempre lo stesso risultato. Cioè, la velocità della luce nel vuoto diventa un invariante. Perché? Perché ce lo dice l'esperimento di Michael Somorre. Quindi aggiungo questo nuovo principio basato sull'esperienza. E questo cambia tutto. Questo di fatto obbliga a ripensare lo spazio, il tempo, la massa e l'energia. Cioè tutte, se volete, gli schemi mentali, le categorie del pensiero con cui noi interagiamo col mondo. Sono di natura del tutto diversa. Quindi questo fatto ci obbliga a ripensare i concetti più fondamentali, quelli più basici della nostra visione del cosmo, dell'universo e della natura. Per questo, anche a distanza di più di un secolo ormai, Einstein è ritenuto lo scienziato più importante. Del fisico più importante di tutte le epoche, per questo è ancora famoso, mentre altre persone molto famose della sua epoca adesso non sono più, come Howard Carter, che abbiamo visto 2 lezioni fa. Ok? Ma questo non basta, questo lo vedremo un pochino più avanti. La domanda successiva è stata: che cosa hanno di speciale i sistemi di riferimento inerziali che gli altri non hanno? Quindi non solo ha avuto il coraggio, la forza e l'abilità di mettere in discussione tutta la visione del mondo della sua epoca, ma ha messo in discussione anche la propria, per andare oltre. Quindi le sfide sono quello che rende la vita, fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta. Non bisogna avere paura di affrontare le difficoltà con una mente lucida e aperta. Il senso del mistero, l'incognita, di ciò che non conosco è il motore, diceva Einstein, di tutta la vera arte e della vera scienza. L'obiettivo è superare i propri limiti, andare a vedere cosa c'è al di là. Ok? Un attimo, se un attimo in pausa. Bene, riprendiamo e vediamo chi era questo personaggio. Per darvi un'idea dell'aria che tirava quando, tra virgolette, Einstein entra in scena, nella Science Academy in Inghilterra, a Londra, si riteneva una riunione normalmente ogni fine anno, in dicembre, per, tra virgolette, fare il punto della situazione. Lord Kelvin, che è quello della temperatura Kelvin, forse uno dei pochi fisici che abbia fatto i soldi perché ha fatto un sacco di brevetti, era il decano dell'epoca e nel 1900, alla sua relazione di fine anno, diceva: "Bene, ragazzi, abbiamo finito.
la ricerca in fisica è conclusa, abbiamo capito praticamente tutto. Non c'è più niente che veramente ci mette in difficoltà, tranne qualche piccola nube lontana. Hai citato due nubi in particolare. Da quelle due nubi sono arrivate altrettante rivoluzioni. Si sbagliava radicalmente. Quelle diverse nubi sono state affrontate da questo personaggio che, in un base di un sondaggio a fine del secolo scorso, quindi nel 1999, è stato classificato come la persona più rappresentativa del XX secolo. E la rivista divulgativa Physics World lo indica come il più grande fisico di tutti i tempi. Quando nasce il mito di Einstein? Nasce in base, in seguito di una missione astronomica di Sir Arthur Eddington, che è andato nelle Isole Principi a osservare un'eclisse. Era il banco di prova, attenzione, non della relatività speciale, ma di quella generale, quella che include anche i sistemi di riferimento non inerziali. E le previsioni di quell'evento, fatte in base alla teoria di Einstein, furono confermate dall'osservazione dell'eclisse. Qui c'è il titolo del New York Times che dice: nasce un mito. Einstein supera la teoria newtoniana, che era il pilastro su cui si basava tutta la fisica. Da lì in poi Einstein viene accolto a New York come se fosse come adesso fanno con le rock star, cioè gli eroi di guerra, le figure internazionali. In Giappone viene accolto come un capo di Stato. E riceve il premio Nobel per la fisica, attenzione, non per la relatività, perché era talmente profonda, talmente sconvolgente che nessuno l'aveva capita. Cioè apprezzarla è stato molto difficile. Non so se avete notato qui, dice un libro, un testo per 12 uomini sapienti. 12 persone erano in grado di capire quello che è contenuto in quella teoria. Riceve il premio Nobel per l'effetto fotoelettrico, che vedremo forse di sfuggita. Qual è la storia di questo personaggio? Nasce nel 1879, tra l'altro stesso anno in cui muore Maxwell, in una cittadina del sud della Germania, Ulm. Il padre è un commerciante di materassi, non particolarmente abile nel commercio, ma fa quello che può in sostanza. La moglie, invece, che è la Pauline Rohrbock, non lavora è casalinga, ma ha una solida cultura, una buona formazione ed è molto amante della musica. Hermann non ha studiato perché nella sua famiglia, di quell'epoca, studiava una sola persona, normalmente il primogenito, e lui è il secondogenito. Lo zio invece, Jacob, è ingegnere e ha una ditta di materiale elettrico a Monaco di Baviera. Questo è anche un aspetto importante. Albert ha una vita tutto sommato abbastanza tranquilla e qualche pensiero ai genitori lo dà perché comincia a parlare molto tardi. E quando deve dire qualcosa, prima ci pensa su parecchio, la ripete tra sé e sé e dopo la espone a voce alta. 3 anni dopo la sua nascita nasce Maria, che però tutti chiamano Maia. E lui, la prima cosa che fa quando vede Maia, gli chiede dove sono le rotelle per spostarla, perché ingranaggi ha dentro. Un evento particolarmente importante si verifica quando il padre di Einstein gli mostra una bussola. E il fatto è che questa bussola, comunque tu la giri, punta sempre nella stessa direzione, lo colpisce molto. Infatti se ne ricorda nella sua autobiografia, molti molti anni più tardi, lo cita e dice: lì ho visto che c'è molto di più di quello che si vede, c'è qualcosa sotto di misterioso, ecco il senso del mistero. Ok? La mamma, nello stesso periodo, gli insegna a suonare il violino, che i primi anni lui l'ha vissuto come un obbligo, un peso. Dopo, dice lui, nella sua autobiografia, dopo circa i 10, 10, 12, 13 anni, diventa una necessità e continuerà a suonare il violino per tutta la sua vita. Ed è anche un discreto esecutore, cioè lui, la mamma e la sorella, insomma, si esibiscono e sono abbastanza bravetti. L'impronta, la relazione con la madre è fondamentale.
perché la madre lo abitua alla autodisciplina, ma anche al senso di indipendenza. Per prepararlo alla scuola materna, alla scuola pubblica, la madre decide di, per rendergli, tra virgolette, più semplice l'ingresso, di prendere un'istitutrice che gli dia, insomma, i primi rudimenti a casa con inelasticità. Ma l'esperienza finisce, decade il giorno in cui Albert tira una sedia all'istitutrice. Tira dietro una sedia, questa si licenzia e non torna mai più. E quello finisce, insomma, questo tentativo di agevolare l'ingresso a scuola di Albert. Inizia la scuola pubblica a Monaco, dove la famiglia si era trasferita perché la vendita dei materassi non funzionava un granché bene, quindi il padre va a lavorare con lo zio Jacob presso la loro ditta di materiale elettrico. Albert si iscrive al Jutpod Gymnasium, che è equivalente al nostro ciclo secondario, primario e secondario, cioè scuole medie e superiori, e è questo qui, non so se riuscite a vederlo, questo qui, secondo da destra nella prima fila. L'esperienza con la scuola non è delle più positive. Perché? Perché la Germania è unita da pochi anni. Il senso di nazionalismo è molto forte e il rispetto dell'autorità è molto pesante, e questo anche non lo accetta molto facilmente. Ci si permette di criticare questo tipo di istruzione. Lui diceva: mi sembrava di essere un soldato in caserma, quindi questo per lui è molto pesante, perché non rispetta, insomma, quello che era la sua concezione di come si imparano le cose, ovviamente. Però ha un'altra fortuna, un evento fondamentale nella sua formazione, è una tradizione, la famiglia di Einstein è di origine ebrea, anche se non è praticante, era in uso in quell'epoca che le famiglie ebree ospitassero studenti, anche loro della stessa religione, che venivano a studiare in quella città. E c'era un ebreo polacco, Max Talmay, che studiava medicina ed era ospite degli Einstein, quindi andava a cena frequentemente da loro. E Talmay lo istruisce, Einstein, dandogli da leggere diversi testi di natura scientifica, testi divulgativi, ma anche testi filosofici. A 10 anni, quando si incontrano, Einstein si legge La critica della ragion pura di Kant. E esaurita l'area scientifica, passano a quella filosofica, comincia a studiarsi la filosofia greca antica. E questo ha avuto un'enorme influenza su Einstein, si forma la sua visione del mondo in quel periodo lì. Più tardi dice: tutta la storia della scienza, della filosofia greca in poi, fino alla fisica moderna, ci palesa il costante intento di riprodurre l'apparente complessità dei fenomeni naturali a poche semplici idee fondamentali. Questo è il principio fondamentale di ogni filosofia naturale. Filosofia naturale oggi diremo fisica. Ok? E questo percorso, il percorso di unificazione, nasce con Talete, che è il primo che dice tutto deriva dall'acqua, che è sbagliato, d'accordo, però l'idea di dire qualunque fenomeno è riconducibile a un unico principio è la base di tutta la scienza. L'indagine scientifica nasce lì, nel riferire alla natura la spiegazione dei fenomeni naturali, cioè il pensiero prima razionale, poi scientifico. Ma senza quel passo, oggi noi non saremmo qui a discuterne con un computer davanti. Ok? A un certo punto, però, anche l'azienda dello zio entra in crisi e la famiglia decide di trasferirsi prima a Milano e poi a Pavia. Perché? Perché le competenze acquisite nella ditta di Jacob possono essere sfruttate in Italia, perché ormai la Germania era completamente elettrificata, l'Italia no, era abbastanza vicina, quindi decidono di andare a cercare, a creare una ditta analoga di impianti elettrici a Milano, poi vedono che a Pavia offre ancora più possibilità. E dice: cosa facciamo? Albert deve ancora finire la scuola, allora lo lasciamo a Monaco da dei parenti. Lo lasciano a Monaco e se ne vanno. In capo a 2 mesi, Einstein decide di partire. Lascia la scuola, si fa dare dal suo insegnante
che lo apprezza, dice che sono che può, una lettera in cui può, dice che può studiare da solo, e va a Pavia, prende il treno e se ne va. E i suoi genitori ce lo vedono arrivare da Monaco in treno. Immaginate lo stupore. Quando arriva a Pavia, dà due notizie al padre. La prima notizia è: non voglio più essere tedesco, rinuncio la cittadinanza tedesca. Perché? Perché non voglio servire lo Stato sotto le armi, non voglio fare il militare. Quindi rinuncio alla cittadinanza, perdo i diritti civili, d'accordo, i diritti politici, pazienza. E B, non voglio tornare a scuola. Quel tipo di scuola io non voglio più, non c'è niente a che fare. Mi arrangio. E Pavia va a seguire qualche lezione all'università, fa delle enormi camminate, sembra che a piedi sia andato da Pavia fino a Genova. È un bel giro. E poi l'unica in Europa, la più vicina scuola che consente l'ingresso senza una maturità in mano, è il Politecnico di Zurigo. Allora va al Politecnico, fa l'esame di ammissione e viene bocciato. Fallisce, l'esame viene bocciato. Però il direttore della commissione che lo ha esaminato gli dice: guarda, tu sei abbastanza brillante, secondo me ti conviene iscriviti all'ultimo anno di un liceo svizzero, fai la maturità lì e poi vai, ritorni a fare l'esame di ammissione al Politecnico. Lui si iscrive al liceo di Aarau e viene ospitato da uno degli insegnanti, tra l'altro c'è cioè, proprio casa sua, e l'insegnante Winkler ha una figlia con cui sembra che abbia una storia, il giovane Albert, con cui comunque rimarrà in buoni rapporti per tutto il resto della sua vita. La impronta della scuola svizzera anche lascia un'importante traccia in Einstein. Dice lì era importante la relazione umana, cioè l'aiuto, la sincera dedizione degli insegnanti agli studenti, e gli insegnanti non facevano mai utilizzo del principio di autorità. Dicevano mai: tu fai così perché lo dico io, punto e basta. E questo ovviamente uno con la sua formazione lo apprezza moltissimo. Questa è la sua pagella dell'esame di Stato. Attenzione, i voti vanno da 1 a 6. 6 è il massimo. Supera quindi l'esame di Stato, ritenta l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo e a 17 anni entra all'università. Il 29 settembre del 1896. All'università anche la vita non è del tutto semplice. Perché? Beh, intanto il suo corso oggi non esisterebbe, specialmente in Italia, perché aveva 5 studenti, quindi persone di questo tipo non si sarebbero potute formare nel nostro paese. Pensate quanto siamo andati indietro. Okay? Incontra diverse persone. Una delle più importanti è Mileva Maric, che veniva dalla Voivodina, serba, e aveva un difetto nella camminata, zoppicava, e non era ebrea, motivo per il quale, questa è la futura moglie di Einstein, la prima moglie, il padre non diede mai il consenso al loro matrimonio, non fu mai accettata in famiglia per questi due problemi. Ed era una discreta matematica, era scritta matematica, era di ottimo livello, e probabilmente contribuì non poco allo sviluppo professionale di Albert. Poi incontra due persone, Marcel Grossman e Michelangelo Besso, un matematico e un ingegnere con cui rimane amico per tutta la sua vita. Marcel Grossman sarà la chiave per aiutare Einstein a trovare lo strumento matematico per la relatività generale. La vita al Politecnico non è semplicissima perché Einstein decide di non andare mai a lezione. Non va a lezione, va in laboratorio di fisica e pratica molto l'aula di laboratorio e si fa dare gli appunti delle lezioni dai suoi compagni per poi studiare da solo. E quindi ha un rapporto molto difficile con i suoi insegnanti. In particolare l'insegnante di fisica gli dice: tu sei un ottimo studente, hai un solo grande difetto, non ti lasci insegnare niente. E questo lo pagherà caro, eh? Perché alla fine del percorso di studio universitario, che quando, dopo che si laurea,
Normalmente, erano 5 persone, quindi era facile sistemarli. Normalmente allo studente viene proposto di fare, tra virgolette, l'assistente degli insegnanti cattedratici e quindi di entrare all'università per aiutare, tra virgolette, la didattica. A lui questo non viene proposto. Agli altri sì, ma a lui no. Perché? Perché non si riesce a controllarlo. Pensa con la sua testa, questo non va per niente bene. Non è adatto all'università. Quindi gli viene rifiutato, non gli viene neanche proposto, gli chiede, ma gli dice no, gli dicono no. Allora cosa fa? Si tira avanti per qualche tempo con supplenza temporanea in varie scuole della Svizzera e grazie all'aiuto di Marcel Grossman viene raccomandato e presentato all'ufficio brevetti di Berna, nel quale entra qualche anno dopo, nel 1902. E ha un lavoro del tutto noioso, perché deve fare solamente controllare che i brevetti siano con le carte in regola, approvarli e buona noia, archiviarli. Però in questo periodo può occuparsi di altro, continua a studiare e a lavorare, attenzione, non conosce l'inglese, quindi ha accesso solo alla letteratura scientifica in tedesco, che era sì la principale, perché a quell'epoca la Germania era la punta di diamante della fisica mondiale. E si fa dare gli articoli e le pubblicazioni dai suoi amici, se li fa portare, si fa prestare. E lavora a casa o nel tempo libero. Okay? È interessante una lettera nella quale lui scrive alla moglie, si erano sposati, perché dopo la morte del padre, sposami Eva Maritz, solo dopo la morte del padre, prima non può, perché il padre non dà il consenso. E Mileva anche non aveva trovato lavoro, attenzione, quindi non lavorava, però contribuisce secondo me non solo secondo me, allo sviluppo professionale e scientifico di Albert in modo abbastanza significativo. Gli scrive, gli dà le regole in cui dice, tu da quest'ora non puoi entrare nella mia stanza, devi preparare la cena per quell'ora e via dicendo. Quindi vivere con Albert non deve essere stato molto semplice. Che si aggiungono grandi risultati, ma il costo è anche altrettanto elevato. Non è proprio tutto gratis. In quegli anni, ecco, qui c'era la casa dove abitava Berna e qui c'era l'ufficio brevetti. Scrive e pubblica nel 1905, ormai è passata la storia come Annus Mirabilis, 5 articoli scientifici su 3 argomenti. Tutti e 3 meriterebbero il premio Nobel, perché sono 3 rivoluzioni. Il primo argomento di quello che ci occupiamo qui è la teoria della relatività, dove cambiano i concetti di spazio, tempo, massa e energia. Il secondo è l'interpretazione dell'effetto fotoelettrico, che dà fondamento alla teoria dei quanti. E il terzo è molto browniano, cioè l'interpretazione di un modo di agitazione termica che rende gli atomi reali. È un lavoro teorico. L'anno dopo questo, Jean-Baptiste Perrin fa un esperimento, cioè applica queste considerazioni di Einstein sul moto browniano, realizza un'esperienza che dimostra la realtà fisica delle previsioni della teoria contenuta in questo articolo, e da lì in poi nessuno ha più dubbi che gli atomi esistano. Fino a quel momento c'erano 2 scuole di pensiero, come abbiamo visto l'anno scorso, come abbiamo fatto la storia della teoria atomica. La scuola energetica, tutti i processi sono dovuti a scambio di energia, e la scuola atomistica. Da lì in poi, da questo articolo del 1905-1906, l'anno di Perrin, nessuno ha più dubbi sul fatto che gli atomi sono una realtà fisica. I principi della relatività li abbiamo visti prima, coinvolgono un sacco di tutti i concetti fondamentali e vengono applicati in molti contesti. Uno tra questi, per esempio, il GPS, in tasca avete un cellulare, il cellulare deve tenere conto degli effetti relativistici, altrimenti il posizionamento sulla Terra sarebbe sbagliato di diversi chilometri. Quindi queste previsioni relativistiche sono in realtà pane, tra virgolette, quotidiano nella vita di tutti i giorni, adesso come adesso. Successivamente, nel 1916, perché così tanti anni, dal 1905 al 1916? Perché la matematica per costruire la teoria della relatività generale, che include, che la estende quella speciale ai sistemi non inerziali e include la gravitazione,
matematica non esisteva. E Einstein fa fatica a trovarla perché? Perché, lui stesso lo confessa, non essendo andato all'azione, ha dovuto, tra virgolette, costruirsi il percorso da solo e questo gli è costato molti anni. Gli viene suggerito che in Italia, Marcel Grossman ci dice, guarda che in Italia, a Torino e a Padova, ci sono due matematici che stanno costruendo una matematica, il cosiddetto calcolo tensoriale o l'analisi assoluta, che dovrebbe fare al caso tuo. E lui li incontra, impara la matematica da loro e costruisce questa che è secondo, non solo secondo me, ma secondo la visione condivisa, è forse la teoria fisica più affascinante, più bella che sia mai stata costruita. Questo lo saltiamo perché lo vedremo più avanti. L'anno dopo applica quella teoria al cosmo in generale. E nasce una dei più affascinanti, anche perché è quello che in cui mi sono laureato, la cosmologia diventa da materia religiosa a materia scientifica, diventa un campo di indagine scientifica. Si possono descrivere e prevedere quantitativamente questioni relative, per esempio, alla nascita, all'evoluzione e al futuro dell'universo, cosa che prima non era possibile. Ok? E quindi riuscire ad avere nuove idee è importante se uno usa la testa, indipendentemente dal, tra virgolette, contesto generale. Anche se ti dicono che questo non funziona, se uno ci crede e lotta per quello con cui crede, da qualche parte arriva. Okay? Pensare con la propria testa costa caro, ma è il modo con cui il mondo cambia. E direi che per oggi ci fermiamo qua.